C'erano una volta la possibilità di sedersi al tavolo del bar e prendere un caffè, fare un aperitivo con amici o rilassarsi dal parrucchiere. Fino a qualche mese fa questo faceva parte della nostra quotidianità, azioni che ritenevamo quasi scontate, come gli abbracci tra parenti e le strette di mano tra colleghi. Poi un nemico invisibile ha imposto un cambiamento inevitabile. Tra nuovi decreti e autorizzazioni, gli strumenti giornalieri sono diventati tablet, PC e telefoni cellulari, un modo per sentirci meno soli, continuare a lavorare o seguire lezioni scolastiche e universitarie. Lunedì prossimo, però, un po' della vecchia normalità potrà tornare a far parte della nostra vita. Bar, ristoranti, parrucchieri ed estetiste potranno riaprire al pubblico e in tanti aspettano con ansia quel giorno per tornare a godersi anche quei momenti che il virus per diverso tempo ci ha impedito di vivere. Se riapriranno questi bar, ristoranti, parrucchieri, dove andrete? Io andrò dal parrucchiere perché comunque è giusto che ripartano. Una sistemata? Sì. Vado subito al bar a tagliare i capelli. Le prime cose. Poi dopo vediamo durante la giornata. Sicuramente lunedì la prima cosa che faccio è preparare da mangiare per i miei nipoti. E sta insieme a loro. Il bar può aspettare, è aspettato fino adesso e lo riprenderò. Io non vedo l'ora. Che cosa farà? Dove andrà? Io vado subito dalla parrucchiera. Le fa tanta compagnia anche suo animale? Molto, 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 come fosse un familiare. I miei amici abbiamo già predisposto un incontro e andremo in un ristorante. Per il momento si pensa soltanto a riprendere il lavoro, quindi lunedì ripartiamo. Okay. Siamo contenti di ripartire, sì. Poi fine settimana magari il tempo un po' più libero? Fine settimana, se c'è qualche bar aperto, una bevuta, anche sederci in un tavolino e sorseggiare un drink, sarebbe già un sogno, penso, dopo questo periodo. È stato un periodo difficile o abbastanza? No, è stato difficile psicologicamente, proprio veramente difficile. Adesso si spera di ripartire un passo alla volta e di ritornare alla normalità.